ed è stato individuato un tecnico di comprovate capacità che controlla giorno e notte i processi gestionali. Quindi a questo si aggiunge anche quello che è stato fatto con la prefettura di Catanzaro, ma con la provincia di Catanzaro pure, nei riguardi degli scarichi abusivi, perché quello è un grosso problema. Qua da noi nel consorzio industriale, ma nelle zone tra l'Amato e l'Angitola, si contano una cinquantina di canali di scolo, di fossi, dove praticamente di notte possono scaricare in maniera abusiva di tutto. E delle segnalazioni mi sono arrivate, l'altra volta ho ricevuto una telefonata alle 3 del mattino, cioè la mattina successiva mi sono svegliato, ho visto questa telefonata in assenza, ho chiamato e qualcuno mi ha detto che aveva notato lo scarico nel collettore, nel torrente Turrina, lo scarico abusivo, perché guardate, il problema è questo, cioè in questo periodo specialmente, ma poi anche nei prossimi mesi, tutte queste abitazioni abusive, o meglio anche non abusive ma non dotate di collettori fognari, da Tortora a Lamezia, non hanno possibilità come scarico dei pozzi neri, non ce ne stanno di impianti se non a Gioia Tauro. Da Tortora per arrivare a Gioia Tauro, cioè Gioia Tauro costa quello che costa il prezzo della depurazione di questi scarichi, e quindi è normale che il cittadino magari non viene chiesto, non viene lasciata fattura, non viene lasciata nulla, quindi io ho pregato il prefetto proprio come coordinatore dei sindaci a inibire il traffico degli autospurgo dalle 5 del pomeriggio alle 6 del mattino successivo, e abbiamo fatto una riunione un'altra volta con tutte i comuni interessati, Lamezia, Falerno, Gezzeria, Filadelfia, ma poi si è interessato pure San Pietro a Mare, per mettere appunto un piano che riguarda tutte le forze di polizia locale, forze dell'ordine, per vedere con un controllo cessido sul territorio. Questi sono i problemi. Se riusciamo, io penso che quest'anno allora il depuratore sta funzionando. Il depuratore sta funzionando. Io penso che quest'anno un miglioramento della situazione ci sarà sicuramente. Un miglioramento ci sarà sicuramente da quest'anno. Bene, abbiamo ascoltato questo problema mare, la gente sta affluendo al polivalente. Un'ultima cosa, una curiosità politica. Ci sono state appunto queste criticità politiche nel comune di Coringa con questi nuovi entri? Ma anche da parte dell'opposizione ci sono delle persone che hanno abbandonato o lasciato l'opposizione e si sono avvicinate alla nuova amministrazione. È un punto di forza questo o come se lo spiega? No, guarda, io non lo vedo come un punto di forza, un punto di debolezza, non parlo di crisi politica, che non c'è stata nessuna crisi politica. Secondo me c'è in atto un modo di intendere la politica, che è quella di effettivamente di interessarsi della cosa pubblica, cioè di interessarsi del bene del paese. Io devo essere sincero, io per esempio in queste fasi di criticità politica, come la definite tu, io non ho visto per esempio un accanimento da parte dell'opposizione, mi riesco a Mimmo Mechenzi, mi riesco a Margherita, che mi hanno chiesto subito che cosa era successo e qual era la filosofia con cui io mi sono mosso a fare determinate scelte. Io ho detto che è prevalente l'interesse del paese, poi insomma che è quello. Cioè, io l'unica cosa che sono contento in questa fase è che praticamente questo nuovo consesso comunale non ha politicanti, non ci sono politicanti, perché quello è stato il male di Coringa quest'anno. Noi stiamo cercando, io guarda, io non, 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 non,
mi sono candidato l'anno scorso con questo spirito, se no non ho, niente, nessuno me la faceva fare, insomma. Cioè, quindi io mi sono con questo spirito, si sta cercando di gestire la cosa pubblica. Un'ultima domanda brevissima. Il nostro territorio è pieno di bellezze, sia naturali ma anche archeologiche ed artistiche. L'amministrazione comunale come si pone di fronte a queste situazioni? Parlo di Palazzo Bevilacqua, Terme Romane e altre cose. La Chiesa Gotica, dove c'è un dipinto, un affresco che sta scomparendo ormai. Allora, su questo noi stiamo lavorando alla Clemente. E abbiamo fatto una serie di riunioni pure con i dirigenti regionali del dipartimento regionale che si interessa di queste cose. Ancora non c'è stato nessun bando pubblico su questa, noi stiamo seguendo, cercando di fare di valorizzare questi beni. Abbiamo fatto una riunione che farà parte che interessa l'Unione dei Comuni, tu sai benissimo che stiamo procedendo all'Unione dei Comuni tra Ecolinga, San Pietro e Maria, Curso, alcune esperienze le abbiamo già fatte sulla raccolta differenziata e sulle isole ecologiche, sulla gestione della pubblica illuminazione, affronteremo ben presto il problema anche dei vigili urbani, della polizia locale, della polizia associata. La cosa importante è la valorizzazione dei beni culturali che sono presenti nel nostro territorio e possono creare effettivamente questioni di sviluppo. Va bene, ringraziamo il sindaco di questa intervista e adesso lo lasciamo ai cittadini di Coringa, che porranno ulteriori domande, se non le stesse, ma i temi principali penso che saranno questi qui, appunto il mare, il bilancio, amministrazione. Buonasera a tutti. Grazie Cesare, grazie a tutti.